L'attrice di cui parleremo adesso ha avuto un'influenza su di me molto bassa, devo dire. Nonostante ciò, spulciando quella la sua biografia, non posso fare a meno di dire che sicuramente Nicole Kidman porta con sé tantissimi difetti, che io vado a misurare poi nel mio gusto personale e purtroppo non è un giudizio um, reale, molto probabilmente. Ma uh, spulciando, come dicevo, tutta la sua carriera, ho notato come lei abbia comunque fatto la storia di questo mestiere. Ed è importante sottolineare che ha tantissime candidature agli Oscar, certo, lontani da, che sono i record, da quelli che sono i record di Meryl Streep, ma lei vincerà il suo Oscar nel, Nicole Kidman, il suo Oscar nel 2003 con The Awards come miglior attrice protagonista. L'attrice di cui stiamo parlando nasce a Honolulu, pensate quindi alle Hawaii, bellissima atmosfera per poter nascere, c'è chi ci nasce, c'è chi ci vive, io possibilmente ci vorrei vivere. E poi vissuta in Australia, si è trasferita lì all'età di 4 anni ed è proprio in Australia che ha la sua prima opportunità lavorativa ed è il 1983 quando girerà un videoclip musicale da protagonista per la canzone Bop Girl. Eh, non fu tanto un caso, ma era amica eh, della cantante che realizzò per l'appunto il video. Eh, Nicole Kidman veniva da una famiglia molto semplice, quindi che facevano dei lavori normalissimi, comuni. Credo che il padre fosse un biologo e la madre invece lavorasse. Come infermiera, quindi diciamo sotto questo aspetto davvero molto semplice. Già a tre anni prendeva lezioni di balletto. Poi, crescendo con l'età, dato l'altezza la, che aveva, fisica ed era spropositata per il ruoli eh, per il balletto che era di 1,80m, eh, lascerà eh, questo mondo. Ma uh, Nicole Kidman è stato tanto, tanto altro, soprattutto dal punto di vista cinematografico e la sua carriera, che parte per l'appunto dagli anni 80, addirittura nel 1987, girerà una serie per la Rai, un'australiana un a Roma, e avrà un discreto successo, soprattutto per portare un'attrice internazionale come Nicole Kidman in quegli anni, anni in cui ancora l'Italia produceva. Molto bene, sicuramente hanno avuto una buona influenza per quanto riguardava il nostro cinema, poi dobbiamo per forza ammetterlo, per quanto riguarda il cinema italiano c'è stato un collasso. E nel 1990 invece la Nicole Kidman conosce sul set suo marito Tom Cruise in Giorni di Tuono e qui questa conoscenza porterà al matrimonio che durerà diversi anni fino alla separazione dei due. Nel 95 gira Batman Forever che è una merda colossale e eh, vi invito sinceramente a non andarlo a vedere perché... Potrebbero risentirne i vostri occhi, le vostre orecchie, e tutti gli altri vostri sensi tutti i sensi che avete a disposizione, perché veramente credo che sia una delle cose più brobriose che abbia mai potuto vedere. Le vette più alte le raggiunge Nicole Kidman nel 2001, quando porta in scena e viene osannata dal botteghino, quindi dal pubblico pagante e dalla critica che la ammira sotto diversi aspetti. Con due pellicole. Una è The Others, l'altra è Moulin Rouge, Moulin Rouge ha fatto sicuramente la storia del cinema e l'interpretazione di Nicole Kidman accompagna con diverse candidature tra Golden Globe, BAFTA e mm, Premi Oscar, accompagna sicuramente e dimostra che questa pellicola ha un valore eh, inestimabile, soprattutto per quanto concerne quelli che sono i musical, anche se credo che Moulin Rouge appartenga a quella serie che viene definita Vaudeville, almeno per quanto Concerne il teatro. Nel 2003 gira un'opera bellissima, secondo me, invece che è Dogville con Lars von Trier, questo regista davvero molto eclettico in tutti gli aspetti, ed è una pellicola che invece, a differenza di Batman Forever, vi straconsiglio di vedere per farvi una cultura sotto un diverso aspetto. Dogville è un film molto particolare e lo capirete soltanto vedendolo, quindi io preferisco non spoilerare nulla e dirvi semplicemente di portare avanti la visione di questa pellicola gira anche nel 2003 eh, Nicole Kidman il ritorno a Cold Black Mountain e questo le assicura anche altre candidature agli Oscar, aveva poi tra l'altro nello stesso anno credo nel 2004 riesce a ottenere sia la candidatura come miglior attrice che come miglior attrice non protagonista è una cosa che è capitata credo anche a Jennifer Lawrence, non posso assicurare su questo ma mh, fidatevi, nel 2004 invece una pellicola che sarà una pellicola scandalo sotto determinati aspetti per le scene che gira anche di nudo all'interno di una vasca con un bambino di 10 anni. Cosa tratta la pellicola che prende il nome di Birth? Eh, tratta la storia d'amore tra lei e un uomo, quest'uomo eh, purtroppo viene a mancare e lei incontra un bambino, un bambino di 10 anni che lei crede sia la reincarnazione di quell'uomo. È stato denigrato dalla critica e mm, diciamo così acciaccato anche dalla stessa che non ne ha permesso comunque un buon esito per quanto riguardava i biglietti venduti ai botteghini quindi un film molto ma molto particolare sempre nel 2004 c'è da sottolineare che dopo l'esperienza di Batman Forever rifiuta il ruolo di Catwoman nel film che prendeva lo stesso titolo quindi dall'omonimo film rifiuta questo ruolo e gira soprattutto nel, nella seconda parte degli anni 2000 il film La bussola d'oro è un film eh, diciamo Così per famiglie che ha un record di incassi di 370 milioni, eh, numeri interessanti, potremmo dire, per quanto riguarda i film che vengono prodotti a livello prodotti e distribuiti a livello internazionale. Ma uno dei film sicuramente dove io riesco ad apprezzare meglio Nicole Kidman è. Australia, ovvero mh, Australia eh, con Hugh Jackman e c'è una carica emotiva bellissima da parte dell'attrice e credo che sia girato in maniera ottima. La sceneggiatura risulta interessante in diversi aspetti e sotto determinate sfumature. Da vedere sicuramente, questo lo illista pure io, è Bombshell, un film praticamente tutto al femminile che si riserva di analizzare soprattutto quello che riguardano i diritti delle donne in un determinato periodo storico. È stato, credo, anche Candidato agli Oscar come miglior film nella stagione precedente, quindi sicuramente consiglio di vederlo. Recentemente, proprio nel 2020, invece us è uscita per HBO una serie eh, nuova, una miniserie di sei episodi con eh, proprio Nicole Kidman, con Hugh Grant e la nostra Matilda De Angelis. Io non ho avuto modo di vederla, esattamente come tante cose, purtroppo, di eh, Nicole Kidman che. Diciamo così, non mi attira mai una pellicola quando c'è Nicole Kidman. Forse perché vengo da un'esperienza terrificante di una commedia che ho visto con lei, di Adam Sandler. Ragazzi, io credo che sia stata la cosa più brutta che abbia mai visto nella mia vita, quella commedia. Non ricordo neanche il titolo e per fortuna non lo ricordo perché era terrificante. Credetemi, un film con Biagio Izzo di Natale, con Ricky Memphis, che sono comunque bravi attori italiani, un milione di volte meglio sarebbe stato, credetemi. La visione di quella pellicola mi ha traumatizzato, soprattutto per quanto riguardava questa attrice. Ma eh, è bello avere anche qualcosa da vedere, eh, cioè qualche chicca da ricordare per Nicole Kidman, che è stata volto di Chanel numero 5 per la pubblicità televisiva per diversi anni, ma mi fa sorridere che è stato anche volto pubblicitario quando c'è stato il lancio del Nintendo DS insieme anche a Robin Williams quando c'era stato lanciato Zelda, lei lanciava invece il gioco eh, sul eh, Brain Challenge, una cosa del genere, quindi i giochi di memoria, i giochi di intelligenza. È carina ricordare questa pubblicità e ve la, ve, vi consiglio di andarvela a rivedere. Ha anche dei francobolli dedicati, come Kate Blanchett ha avuto anche questa opportunità e lei è identificata con un francobollo che la rappresenta all'interno del Moulin Rouge. Quello che penso io eh, in maniera semplice e chiara di Nicole Kidman è solo una cosa, che a volte, soprattutto per quel brutto film che ho visto, è stata snervante nella sua mimica facciale. È un difetto che poi pian, pian pianino, o anche precedentemente, aveva, aveva sistemato sotto, sotto certi aspetti, ma che comunque determinate volte, soprattutto quando lo dicevo nel podcast precedente, il cinema è visivo e stai molto attenti ai dettagli, e quando la mimica facciale è eccessiva, fatichi, fatichi ad apprezzare l'interazione. Di un determinato ruolo, ma purtroppo no, purtroppo, per fortuna, Nicole Kidman è stata una donna iconica all'interno del cinema mondiale e c'è poco da fare, c'è poco da discutere sotto questo aspetto. Perché stiamo parlando di storia, comunque, non stiamo parlando di patatine. Stiamo parlando di, di una donna che è stato un esempio vivente per tantissime attrici che si sono lanciate nel panorama recitativo, esattamente come è potuto essere per film come Moulin Rouge che hanno ispirato tantissime generazioni ed è tremendamente intuitiva devo ammetterlo in alcuni ruoli è tremendamente intuitiva nelle scelte che fa fare i personaggi e c'è veramente poco da fare bisogna apprezzare questi lati e bisogna apprezzare il lavoro che ha svolto la storia che ha fatto perché tu non, non fai tante candidature a diversi premi per caso le fai sicuramente perché te le meriti e Nicole Kidman ha meritato di essere lì in cima alle più grandi attrici del mondo ed è ad oggi la quarta attrice più pagata del nostro pianeta.